Gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vi porto un siero fai da te, semplicissimo da fare, ma vi darà un risultato favoloso. I capelli, guardate come sono belli, belli, morbidi, definiti, voluminosi, stupendi. Guardate, non so se riuscite a rendervi conto, il volume è meraviglioso, i capelli sono bellissimi, morbidi, belli, economico. Tutti lo possiamo preparare a casa. È il miglior trattamento che potete mai provare, economico, fatto in casa, da provare e da fare. Vi cambierà completamente i vostri capelli. Se vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E se vi piace, se lo provate, per favore ditemelo, iscrivetevelo, lasciatemi dei commenti. Vi lascio al video. Gente, cominciamo con la preparazione, semplicissimo. E mettere dell'acqua e aggiungere all'incirca 2-3 cucchiai grandi di semi di lino e lasciarlo bollire all'incirca 5-6-7 minuti. Quando la temperatura dell'acqua è abbastanza alta, spegnete e lasciate raffreddare. In quel momento comincia a crearsi il gel di semi di lino. Dopo che li ho lasciato raffreddare un pochino, adesso vado a colarlo, così faccio il mio gel, ma soprattutto i semi di lino che rimangono, avanzano nel colino, li aggiungo altra acqua e li faccio bollire e faccio altro gel di semi di lino. Adesso cominciamo con la preparazione del secondo ingrediente, perché questo siero contiene solo due ingredienti, il gel di semi di lino e il gel di aloe. Se avete già il gel di aloe preparato potete usare tranquillamente quello. Scusate dalla voce, ma sono da 2 settimane che non ce l'ho, oggi ce l'ho un pochino, quindi approfitto e vi faccio il video. La pulisco, li metto insieme e le tritolo. Thank you.
Adesso che l'ho frullato, io li congelo, prendo il formetto, questo qua, non so come si chiama, per il ghiaccio, e faccio questi cubetti di gel di semidilino e di aloe, un siero, che va benissimo sia per il viso, per il corpo. Se avete la pelle secca del corpo come me, lo applicate dopo la doccia, vi garantisco che avrete una pelle meravigliosa. Chi ha i piedi secchi, dopo che avete fatto un pedicure, un manicure, usate il gel, questo siero. E sul viso, quando fate una pulizia del viso, è anti-invecchiamento, anti-rughe, favoloso. E lo applicate sui capelli. Ad esempio, io o lo faccio sciogliere finché contengo il gel, o li applico direttamente freddi. Adesso questo contenitore lo metto in frigo e lo vado a usare quando faccio il styling, quando lavo i capelli. Comunque dura 4 giorni in frigo, perché poi va male, perché comunque alla fine è cibo. Adesso vado ad applicarlo su tutti i capelli e comincio con il styling. Faccio un styling abbastanza semplice e veloce, è quello di prendere il pettine e fregarlo contro la ciocca finché si crea il riccio. È un styling che dura almeno 10 minuti di preparazione, quindi non è un styling lungo. Col mio micro pettini Denman, che il prossimo ordine che faccio prenderò uno più grande, però per il momento uso questo. Belli, se vi piace il video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità.
lavato i capelli ieri, l'ho fatta asciugare col phon e ho messo la cuffia. Io metto sempre la cuffia per andare a dormire, non è un bello spettacolo, però aiuta tanto, tanto che i capelli rimangono belli. Non l'ho separati, adesso li separiamo. Una ragazza mi ha detto di non velocizzare il video perché vuole vedere come li faccio, ma semplice, basta infilarli, come vedete, guarda, dentro e muovere, e muovere, 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 però dentro, non la parte fuori, perché la parte delle punte così non le tocchiamo, perché noi vogliamo questo volume sulle punta. E dare volume più dentro, perché il problema è che quando facciamo un styling bello sui capelli, per creare questo riccio si prende dalla radice la forma, quindi si creano queste ciocche grandi, impesantiscono i capelli e non si crea questo volume. Poi ognuno quello che vuole, ci sono delle ragazze che le piacciono i boccoli cadenti e ci sono altre che vogliono il volume, come me. A me piace tantissimo perché la mia forma di riccio è molto più definita, più piccolina, e se si impesantisce mi fa la riga in mezzo, veramente diventa una cosa inguardabile. Quindi no, allora, con questa tecnica, con il pettine africano, si fa questo, non so come lo chiamate, io li separo le ciocche dentro altre, lo possono chiamare cotonare, i capelli, ognuno li può vedere una forma, cioè, o chiamarli come vuole, l'importante è il risultato. Così. Oh, voilà. Guardate come sono belli. Li separiamo con queste ciocche che sono un po' più grandi qua. Comunque i capelli sotto rimangono molto, molto, molto più belli. Guarda le ciocche che si creano qui. Sono grandi. Perché qua rimangono protetti dal sole, dal vento, dall'aria, eccetera. Sopra, purtroppo qua, che dobbiamo mettere molto più trattamento, perché si rovinano col sole, si rovinano con i prodotti, anche troppi prodotti, eccetera. Comunque, il gel di semi di lino io l'ho congelato tutto, congelato a cubetti. Il prossimo video vi faccio vedere come li uso, sia per il viso, per il corpo e per i capelli. Comunque, bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti. Comunque, se vi piace, iscrivetemi e fatemi sapere se vi piacciono i miei video. Un bacione a tutti, ciao!